Buongiorno a tutti, chi mi conosce ormai sa che a noi, a me specialmente, piace condividere quello che facciamo e quindi anche in questo caso, come vedrete in questo video, abbiamo deciso di condividere con voi questa esperienza che riguarda semplicemente un materiale, una lettiera per animali che noi abbiamo utilizzato all'esterno per il nostro pollaio e la nostra voliera che abbiamo appena creato per i colini, un materiale che è fatto a base di canapa che andrà sparso in uno strato di 2 cm, dopodiché si compatterà e formerà un tappetino traspirante, igienico, molto assorbente, resiste anche alla pioggia, in quanto anche se si bagna questo materiale tende quasi subito poi ad asciugarsi, non si impasta come per esempio può fare la paglia, e quindi noi riteniamo che sia un prodotto veramente veramente eccellente e il top per i nostri animali. Ecco, vorrei partire proprio da questo presupposto, cioè il mio interesse primario è quello di far stare bene gli animali, stare bene in tutti i sensi. Quindi gli animali all'esterno sono molto più suscettibili e delicati degli animali che teniamo all'interno, in quanto sono soggetti al caldo, al freddo, alle intemperie, a tutta una serie di problematiche che invece in un ambiente interno che è controllato non si vengono a creare. Quello che mi preme di più, soprattutto per le nostre pochissime galline che abbiamo, è quello che le loro zampe siano a contatto con un materiale possibilmente morbido e asciutto, in quanto è di questo che hanno bisogno. Non hanno bisogno di sterrato o di pietrischi, in quanto le zampe spesso poi si vanno a rovinare. Quindi per me le zampe devono poggiare appunto in questo materiale. Prima di questo ho utilizzato la corteccia di quercia, andava anche benissimo quella. La differenza è che questo materiale riesce, ripeto, a creare poi un tappetino che nei prossimi giorni vi faremo vedere. Un'altra cosa che ci tengo a precisare, che mi preme dire, che io non ho assolutamente nessun rapporto commerciale con questa azienda. Io pago la bolletta 18 euro più spese di spedizione, voi la pagherete 18 euro più spese di spedizione. Quindi queste, come tutti gli altri video dove cito anche altre aziende, non sono le aziende a commissionarmi questi video, ma sono io che li faccio per proporre, quando lo ritengo opportuno ovviamente, proporre delle cose innovative e delle cose, ripeto, che vanno a far stare bene i nostri animali. Non è il mio obiettivo quello di vendere questo materiale, in quanto questo è un obiettivo, ecco, dell'azienda. Il mio obiettivo è quello di comunicarvi a chi ha soprattutto poco spazio, magari chi ha molto spazio si mette in contatto con loro, poi hanno soluzioni diverse, ma soprattutto chi ha poco spazio consente di avere un ambiente salubre, la spesa non è eccessiva perché il materiale, ecco, questa è una cosa, una domanda che già mi avete fatto quando ho postato l'anteprima, cioè quanto dura il materiale. Il materiale ovviamente dura in base al numero dei capi che avete. Se mettiamo in 10 metri quadri 50 galline, capirete che dopo 3 giorni va buttato tutto. Quindi anche in questo caso noi teniamo, a parte i pulcini, ma gli animali adulti vanno tenuti in 10 metri quadri, io tengo massimo 5-6 capi, quindi ecco, 5-6 capi in uno spazio di 10 metri quadrati, potete stare tranquilli che questa canapa la potete tenere anche 2 mesi. Poi c'è un pezzo che riguarda l'igienizzante e il sanificante, sempre distribuito da questa azienda. Questa è una polvere che va distribuita sulla lettiera, 5 grammi ogni metro quadro, vi assicuro che funziona benissimo, attutisce tantissimo i cattivi odori, quindi già la canapa lo fa di per sé. Aggiungendo quest'altra polverina totalmente e al 100% naturale e biologica,
risolverete anche questa problematica. Quindi ecco, soprattutto chi ha come me pochi capi in poco spazio e magari con delle persone che abitano vicino, per cercare di ridurre gli odori sia per noi che per gli altri, ecco, questa è una soluzione veramente fantastica. Vi consiglio di contattare l'azienda, metterò nei post sia su YouTube che su Facebook i link sia della pagina Facebook che loro hanno che del sito. Li potete contattare, mettervi d'accordo con loro, producono lettiere anche per gatti, per cavalli, per altri animali, insomma è un'azienda abbastanza interessante, seria, e il materiale ve lo garantisco io, è al 100% biologico, non ci sono scarti di nessun tipo ed è assolutamente gradito agli animali. Quindi grazie a tutti e buona visione dal team di Totò. E quindi vi faremo vedere come utilizzeremo questo prodotto che diciamo è nato nel 2018, è disponibile dal 2018 e che dal 2020 viene distribuito in Italia da questa azienda. Vi faremo vedere come lo metteremo come substrato e poi vi spiegheremo tutti i vantaggi e tutte le l'igiene che crea per far stare bene i nostri animali, e quindi diciamo che il costo alla fine ricompenserà la spesa, perché è una lettiera semi permanente già con una base di igienizzante. Poi vi farò vedere anche l'igienizzante che vende sempre queste aziende, che potete poi spargere una volta a settimana sulla lettiera per circa 2 mesi per farla mantenere diciamo sempre pulita. Quindi passiamo adesso a farvi vedere i 2 spazi dove lo utilizzeremo. Quindi nel primo spazio vi faremo vedere come la sistemeremo. Lo strato deve essere di circa 2 cm, quindi con una balletta di queste si coprono circa 10 metri quadrati, considerando che qua abbiamo più o meno 7 metri quadrati, 8, ne utilizzeremo quindi più o meno l'80%. Inizieremo da questo lato e poi andremo dall'altro lato. Basterà capire la confezione. Quindi capovolgerla. Aprire dall'altro. Quindi ecco, dopo aver messo la parte nel primo lato andremo semplicemente a spanderla
con l'aiuto di un rastrello. Ecco, cercheremo di creare uno strato di circa 2 cm in tutta la voliera e poi ve la faremo vedere finita insieme all'altro pezzo di pollaio.